quando dopo il terremoto del 15 settembre si trattò di decidere come operare. Il mio obiettivo era quello di portare al mare, sulla costa, coloro che non erano impegnati nell'attività produttiva, e quindi gli anziani, i ragazzi per le scuole, concentrandoli comune per comune, a Grado, Jesolo, Bibione, in modo che iniziasse una classe che poi ritornava in Friuli a marzo, perché mi ero impegnato il 31 di marzo a riportare tutta la popolazione dal 15 settembre al 31 di marzo sul territorio, costruendo 20.000 case prefabbricate. Fu un'operazione immensa. Però c'erano tutte le attività produttive e dei servizi che dovevamo tenere in conto, cioè quelli che lavoravano. Questi non potevano andare al mare. Noi li abbiamo tenuti lì, allora ho requisito una 20.000 roulotte. E fu un'operazione che provocò anche qualche polemica nel governo. Perché non le compri? E siccome però il ministro Ossola, ministro del tesoro, mi aveva detto: Zamberletti, non far mancare niente, però mi raccomando, siamo alla canna del gas, quegli anni erano anni molto difficili per la finanza pubblica. L'idea di acquistare roulotte per 5 mesi mi sembrava, mentre facevamo le case prefabbricate, mi sembrava una spesa aggiuntiva per un periodo di tempo relativamente breve. E allora mandai un comunicato al presidente, al ministro degli interni, che era Francesco Cossiga, dicendo: ordine ai prefetti di requisire su tutta Italia 20.000 euro e di mandarmele. I prefetti le requisirono, le portammo sul territorio e alla fine, il 31 di marzo, come mi ero impegnato, riportammo tutte le roulotte sul campo di aviazione di Campoformido, dove venivano restituiti, avendo anche della gente della Guardia di Finanza, perché aveva il compito di valutare se c'erano stati dei danni. Non solo non c'erano stati dei danni, ma in quasi tutte le roulotte c'era un mazzo di fiori che la famiglia aveva messo per ringraziare quella che si era privata. Fu un esempio di grande civiltà, di grande senso di responsabilità di tutta la gente friulana. E questa cosa è irripetibile, credo. Il terremoto del Friuli ha avuto, con la presenza sul posto delle grandi unità delle forze armate italiane, dal Corpo d'Armata Alpino, la Iulia, alla divisione Mantova, la soglia di Goizia, che era presidiata dal grosso delle nostre forze armate, ci consentiva di avere 30.000 uomini a disposizione, 30.000 giovani a disposizione per le operazioni di emergenza. Abbiamo capito che c'era una generosità nel paese che ci forniva persone anche in grado di dare un grosso contributo. Ma c'è un limite che abbiamo verificato in Friuli. Non erano corpi organizzati, erano persone che venivano per dare il loro contributo. Ma non essendo organizzati ci creavano più problemi di quanti potessero risolvercene, perché in realtà, non conoscendosi fra loro e non avendo una organizzazione con mezzi, l'autonomia anche alloggiativa, cioè questi volontari dovevano alloggiare per forza nelle tende che i nostri soldati avevano messo nelle tendopoli, realizzando le tendopoli nei vari paesi, perché non erano organizzati per autoassistersi e organizzare la loro presenza sul territorio. Quindi io capii lì che l'Italia doveva dotarsi di un'organizzazione capillare sul territorio, di corpi organizzati di volontari, spingere i cittadini ad organizzarsi permanentemente per poter dare un contributo, avendo insieme l'esperienza di squadra e quindi essendo anche in grado di dimostrare al sistema organizzato dalla Protezione Civile quali erano le loro specificità. Il peggiore è stato il terremoto dell'Irpinia. Intanto perché Friuli 1.000 morti, l'Irpinia 3.000 morti. Io ricordo la notte in cui chiamai il ministro degli interni, che era Virginio Rognoni in quel caso, e gli dissi: mi servono più di 3.000 bare. E nella notte il ministro mi disse: ma dove le trovo? Le voglio subito. Anche lì chiama tutti i prefetti e vedi di mettere insieme questa cosa. Io non posso non dare una sepoltura degna a 3.000 vittime del terremoto. Quello fu un terremoto enorme anche come dimensione, perché
il terremoto aveva colpito la città di Napoli, che ha avuto più di 100 morti, fino a Potenza. Ma c'è di più, che fu proprio quel terremoto a far nascere il sistema di protezione civile che avevamo individuato in Friuli. Avevamo messo a punto un sistema della nostra testa, della nostra esperienza, che avevamo suggerito alla politica, al Parlamento, al governo. Ma fu solo il terremoto del Pisa, se ne ricordo, ci fu il famoso messaggio di Pertini. Perché? Perché mentre in Friuli noi avevamo seduto sul terremoto il grosso del nostro esercito, in Pisa non avevamo forze. E non avevamo un'organizzazione capace di far scattare rapidissimamente una mobilitazione generale, facendo convergere soprattutto dal nord Italia le considerevoli forze e dei vigili del fuoco, ma anche delle forze armate sul territorio. Quindi l'Irpinia, non avendo per 24 ore, il commissario venne nominato 24 ore dopo, quando il governo, resosi conto della gravità, il Consiglio dei Ministri si riunì e mi nominò commissario. Ma io fui nominato commissario il giorno dopo. Uno dice, beh, il giorno dopo. Ma stare senza la guida delle operazioni per 24-48 ore è una cosa terribile per i risultati. Tanto è vero che il Presidente della Repubblica, Sandro Pertini, arrivò sul posto prima del commissario che veniva nominato, mentre lui era già andato sul posto. E si rese conto della scarsità delle forze del soccorso rispetto alla dimensione dell'evento. E dopo il terremoto dell'Irpinia, quello che noi avevamo ipotizzato nel terremoto del Friuli, ma proprio perché il successo delle operazioni Friuli aveva fatto dimenticare l'urgenza dell'operazione ricostruzione della protezione civile, dopo il terremoto dell'Irpinia, 1981, estate dell'81, il Presidente della Repubblica Pertini si impone e nominò un ministro per il coordinamento della protezione civile nel governo Spadolini, con il compito di organizzare il sistema di protezione civile. Uno dei problemi è quello di far entrare nel sistema di emergenza il reinsediamento della popolazione, cosa che abbiamo fatto in Friuli e che abbiamo fatto in Irpinia. Quando c'è una grande emergenza bisogna nominare un commissario. È come se noi mandiamo delle truppe in Afghanistan, non è che il capo di Stato Maggiore della Difesa va in Afghanistan e ci sta tutto il tempo in cui stanno le truppe. Si nomina un generale che dirige le truppe che stanno in Afghanistan. Recentemente la Protezione Civile non nomina più i commissari per l'emergenza. La cosa più urgente è riportare la popolazione sul territorio. E poi, fra l'altro, il pericolo è che con i contributi di autonoma sistemazione, cioè ti diamo dei soldi e vai a cercarti una casa dove puoi, fa sì che si spopolino zone che sono già portate allo spopolamento. L'altra cosa è i sindaci. I sindaci devono essere loro i protagonisti di tutte e due le fasi dell'emergenza, non solo della prima, ma anche della fase del reinsediamento. In realtà il sindaco deve restare il protagonista dell'operazione e l'emergenza non finisce quando abbiamo tirato fuori i morti e i vivi dalle macerie, li abbiamo messi nelle tende i vivi, abbiamo seppellito i morti e abbiamo mandato la gente un po' al mare, un po' nelle tendopoli. Lì comincia la seconda fase dell'emergenza, che per certi aspetti è ancora la più delicata, in cui dobbiamo far sì che la popolazione si attrezzi a resistere bene, non in condizioni inumane, ma comodamente e potendo lavorare un decennio, il tempo necessario come minimo per una ricostruzione dopo un grande terremoto. Il Trentino anticipò un percorso che era già cominciato anche per la Protezione Civile Nazionale, ma che fu molto più lungo. E c'era una ragione, il Trentino ha una situazione particolare. I vigili del fuoco sono corpi locali, come in tutta Europa e in tutto il mondo. Questo avviene anche negli Stati Uniti, perché anche negli Stati Uniti non c'è il corpo degli Stati Uniti, vigili del fuoco degli Stati Uniti d'America. In Francia, la Francia è un paese centralista, per un paese che non rinuncia ai corpi comunali di vigili del fuoco. Quindi i pompieri di Parigi, i pompieri di Marsiglia sono organizzazioni. A livello nazionale c'è una vecchia tradizione, da prima della guerra fino alla vigilia della guerra, dell'ultima guerra mondiale, anche in tutto il resto d'Italia i vigili del fuoco erano corpi comunali, vennero statizzati, e il fatto che il corpo nazionale
per un certo periodo fosse confuso con tutto il sistema di protezione civile, mentre un aspetto del sistema di protezione civile ha fatto sì che nella legge del 70 sulla protezione civile, che io fui relatore di quella legge, il Corpo Nazionale era visto come la guida delle operazioni dell'emergenza. Voi con i Corpi Comunali dei Vigili del Fuoco avete una grossa presenza del volontariato. Noi abbiamo un Corpo di Vigili del Fuoco eccezionale, ma tutto professionale e quindi piccolo. E siccome in queste operazioni occorrono anche i numeri, perché quando deve arrivare anche nell'ultimo casolare sperduto, se non ci arriva con forze di soccorso efficienti e rapidamente, lei può avere i più bravi vigili del fuoco del mondo, ma se poi è costretto a concentrarli nei punti più delicati, ma non riesce a raggiungere il casolare, la frazione, una cosa, rischia di non poter soccorrere delle vite in pericolo. Mentre, tanto è vero che noi abbiamo dato vita subito dopo ai corpi comunali che abbiamo chiamato di protezione civile per evitare una contesa con il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco. Mentre il Corpo Nazionale, come nelle Forze Armate, l'Esercito, la Marina, l'Aeronautica, devono avere lo Stato Maggiore Generale che coordina tutte e tre le forze, non può una forza comandare le altre. E io ho preso il modello che c'è nelle Forze Armate. Certamente ci furono delle resistenze. La resistenza anche del Ministero degli Interni, che era titolare di questa materia e che non accettava che venisse portata alla Presidenza del Consiglio, perché io dissi: la Presidenza del Consiglio è il livello di coordinamento del governo, deve essere anche il livello di coordinamento della protezione civile. La protezione civile nazionale è indispensabile perché abbiamo bisogno di poter muovere le forze su tutto il territorio nazionale. E quella nazionale serve anche per dare delle regole per evitare che esistano regioni di serie A, e oggi succede, e regioni di serie B. La protezione civile del Trentino per me era ogni anno una visita ai Vigili del Fuoco del Trentino, dell'Alto Adige, era per me una tradizione, perché era un modo anche per sottolineare l'attenzione che l'Italia dava ad una regione ben organizzata. Noi abbiamo ormai uno studio molto approfondito sulle zone sismiche italiane, per esempio. Però non sappiamo dove e quando verrà il terremoto. Bisogna mettere insieme anche un'attività che consenta la previsione nei limiti del possibile. Ci sono in questi giorni, ci si ricorda la Valtellina, l'alluvione della Valtellina. Io ricordo la sera dell'alluvione, io a Sondrio, e i miei tecnici, tutti i miei tecnici, i miei geologi, vennero a dirmi che quella zona della montagna poteva franare. Era la sera e dovevamo decidere di evacuare il paese di Val di Sotto. E a un certo punto entrò un forestale accompagnato da un contadino della montagna, che disse: sono scappati tutti. Cosa sono scappati? Sono scappati i cervi, sono scappati le marmotte, sono scappati dalla zona della montagna. Allora abbiamo detto sì, non solo c'è il pericolo, ma il pericolo è imminente. E sgomberammo il paese di Val di Sotto e si salvavano più di 1000 persone, perché poi venne travolto le prime luci del mattino. Sgomberammo il paese di Val di Sotto nella notte, mandammo gli autobus e portammo via la gente nella notte. Quindi la prevenzione, lo studio anche dei sintomi, è molto importante. I modelli comportamentali possono salvare delle molte vite. Soprattutto l'esercitazione non riguarda i soccorritori che si preparano a soccorrere velocemente, ma riguarda i cittadini che si trovano di fronte al tema di un evento e devono sapere come si devono comportare. Oggi le associazioni di volontariato, anche nella formazione, sono molto precise, non sono più le associazioni di volontariato di gente che si improvvisa, fanno esercitazioni, fanno studi sul loro territorio, quindi in realtà credo che per un giovane è una bella esperienza, è un servizio che poi lui darà alla sua comunità.